Il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato una proposta del Movimento 5 Stelle che invita il sindaco e il dirigente dell'edilizia a valutare la possibilità di revocare il permesso a costruire rilasciato nel 2012 alla Pescara Porto SRL per il progetto da realizzare accanto all'area ex Cofa della regione Abruzzo. Secondo i 5 Stelle, in quelle aree su cui dovrebbero essere realizzate tre palazzine di 7 piani, c'è un vincolo della regione che le classifica ad elevato rischio di esondazione. La Pescara Porto si può fermare. Abbiamo chiesto infatti al sindaco di emettere un'ordinanza per la pubblica incolumità, in quanto la regione ha inserito l'area su cui la Pescara Porto dovrà costruire questi tre famosi palazzi, è un'area a rischio esondazione molto elevata. Quindi per proteggere la pubblica incolumità chiediamo al sindaco di fermare quest'opera che potrebbe essere molto pericolosa evidentemente. Voi avete fatto una richiesta precisa all'amministrazione comunale, quale? Sì, noi abbiamo chiesto appunto al sindaco di emettere questa ordinanza per la pubblica incolumità e abbiamo chiesto inoltre di confrontarsi con il dirigente dell'edilizia per verificare se per sopravvenute circostanze appunto al contorno e nel contesto non si possa proprio revocare del tutto il permesso di costruire.